Io volevo mettere invece l'uomo al centro, per un mezzogiorno umanitario di riscatto e dignità. Non mi interessavano le cambiali elettorali o gli interessi delle burocrazie. Mi interessava cambiare le condizioni materiali della mia gente. Signore e signori, buonasera a tutti da Pino Carlomagno. Le quattro righe che avete sentito da Pier Domenico Pittella sono tratte dal libro Una vita per il socialismo umanitario. È la presentazione di questo libro che si tiene questa sera qui all'Happy Moment. Ringraziamo subito l'amico Giuseppe che ha ospitato, ecco, un bel applauso, grazie, che ha ospitato questa manifestazione. È un momento importante per Lauria, per tutto quanto il circondario, per tutta la regione. Vediamo facce nuove e questo ci fa molto piacere. L'autore del libro, lo sapete chi è il senatore Domenico Pittella, e io gli do subito la parola. L'altro giorno che ci siamo visti ho chiesto: senatore, da quanto tempo non parla in pubblico? Il senatore Pittella ci ha pensato un po', mi ha detto 1 anno e mezzo. Eccolo qua, tutto per voi, senatore Pittella. Carissimi corregionali, scusate se io sono un po' emozionato, ma il vostro affetto che si legge sui volti mi determina una forza da leone. Con quella forza io affronto in sintesi 2 momenti particolari del libro che vi presento. La mia opinione sulla giustizia in Italia e il socialismo inteso alla maniera di Domenico Pittella. Ovviamente sul primo punto devo per forza esprimere un'opinione personale negativa per certi versi, riferendomi a una giustizia che in gran parte è fatta di magistrati onesti e seri, ma che in piccola parte è turbata dalla presenza di persone non all'altezza della situazione. E fu il caso che riguardò la mia persona quando nella capitale d'Italia immersero nel calderone di un maxi processo il Moro Ter, la persona minuscola di un senatore della Repubblica proveniente da una delle regioni più povere e più disastrate che è la regione Basilicata. Quali punti di contatto potevano esserci tra un medico che aveva cercato sempre onestamente di fare la sua professione e le Brigate Rosse? Non lo sapremo mai. Eppure, circa 10.000 cittadini fecero una sottoscrizione
il professor Gianzi e altri avvocati chiesero più volte di chiarire il concetto che riguardava la mia persona, ma fu tutto inutile. Mi buttarono nel calderone del Monoter, dal quale nessuno uscì illeso. E la condanna fu dura, fu atroce, anche se oggi posso dire e devo dire che per me quella vicenda è chiusa definitivamente. Il secondo motivo riguarda il socialismo inteso alla maniera in cui io l'avevo inteso. Allora, insieme a pochissimi compagni socialisti, parlo degli anni, degli ultimi anni 60 e i primi anni del 70, insieme a Pasquale Mitidieri, a Mimì Candesani, al compagno Magliano e a pochi altri, in Lauria, qualche compagno a Rotonda, a Rivello e a Castelluccio, poi il deserto della sinistra in tutto il lavoro del paese. Eppure in poche persone riuscimmo a creare le fondamenta di un grande partito che si estese in quasi tutti i comuni della Valle del Noce, del Mercure, del Sinni e del Sarmento, che costruirono le valli del collegio elettorale al Senato della Repubblica. Quasi tutte le amministrazioni divennero socialiste come per incanto. E ci fu un motivo. In quell'epoca, nelle campagne, o in quasi tutte le campagne, non c'erano strade. In alcune non c'era la luce elettrica. Non c'era l'acqua potabile nelle case. E noi riuscimmo, anche con l'aiuto di Giacomo Mancini, ministro per la Cassa del Mezzogiorno, a fare le strade, anche con contributi personali, a portare l'acqua, a creare centraline telefoniche in varie contrade, uffici postali, cioè a creare i servizi indispensabili per una vita civile. E nel frattempo cominciamo a parlare con la gente, a far comprendere che ognuno, come ha detto mio figlio Pier Domenico, leggendo all'inizio alcune righe del libro che vi ho scritto, ognuno doveva considerarsi artefice del proprio avvenire. In questa maniera, cioè nella deduzione
all'altrui persona, io inteso il socialismo umanitario, e questa idea fu premiata dalla gente che pigliò tra l'altro gusto a discutere dei vari problemi, tant'è vero che non ci fu solo la sezione nel centro del paese, ma anche in molte contrade, non solo alla Unia, anche nei paesi vicini, in molte contrade c'erano le sezioni del Partito Socialista che creava le cooperative, che riuniva le varie aggregazioni artigianali. Ricordo a questo proposito le riunioni che facevamo con Lucio Tufano, con i sindacati dell'artigianato che venivano, i rappresentanti venivano da Potenza, e tutti cominciarono a vedere se stessi al centro dell'attenzione, mentre fino a quel momento erano tenuti in disparte. E poi a me il medico, che ogni giorno a piedi o a dorso di mulo o di asino andavano nelle casette delle campagne per cercare di guarire le malattie, venne in mente che il più grande regalo che potesse fare un socialista convinto era quello di creare un punto di salute pubblica. E venne fuori alla Uria città la clinica Giovanni Pittella, che a me fu poi scippata letteralmente dopo 12 anni di vita in cui c'era contraddistinta per l'elevata prestazione che dava, avendo la possibilità di far affluire alla Uria specialisti di tutte le branche e cercando di lenire il più possibile il dolore della carne, che fino a quel momento in cui Domenico Pittella creò la clinica veniva esportata così come venivano esportate le braccia lavorative. Ecco, questa è l'idea del socialismo intesa da me, e credo che questa è anche l'idea del socialismo che è stato poi portato avanti dai miei due figli maggiori, Gianni e Marcello, i quali si sono distinti, permettete questo piccolo passaggio personale, per la loro bontà d'anima. Ancora davanti agli occhi, mio figlio Gianni che si inginoccia davanti al sacrario delle vittime del terrorismo parigino degli ultimi giorni, e lascia un fiore alla memoria di quelle povere, di quei poveri giovani trucidati mentre ascoltavano il concerto nel teatro dove si svolgeva. Ma Gianni ha fatto anche altre cose importanti. È stato settimane in Libano
per cercare con la sua disponibilità di socialista militante di far sbocciare la serenità tra i paesi in lotta continua del Medio Oriente, ed è, si è adoperato attivamente per portare la signora Merkel a più miti consigli circa il movimento di persone da altri paesi verso l'Europa, piegando anche Juncker per avere atteggiamenti positivi verso l'emigrazione di questi poveri esseri umani. Ha fatto altre cose. Beh, è inutile che io mi dilunghi su questo. Dall'altro figlio Marcello, devo dire che ha saputo finora cambiare la politica nella regione Basilicata. Cambiata usando quell'atteggiamento di onestà, di preparazione, quell'atteggiamento socialista di cui abbiamo parlato prima. Non più le promozioni per raccomandazione, ma le promozioni per merito. E la regione Basilicata già ha tratto vantaggio di questo atteggiamento, per cui io da padre sento il bisogno di congratularmi con questo figliolo. Dunque, abbiamo seguito noi Pittella una carta di comportamenti tra cui al primo posto abbiamo messo la speranza. La speranza che è la fede in un mondo migliore, la speranza che è virtù, che si arricchisce di nuove aspettative, la speranza che eternizza l'attimo, è una speranza
fatta di cose concrete. Infatti, le azioni concrete Marcello Pittella le sta conducendo in tutti i settori. Accanto a tutto questo, e mi avvio rapidamente alla conclusione, vorrei soffermarmi per un attimo su un'elevazione spirituale che pone l'uomo al centro dell'universo, padrone e artefice del proprio destino, esaltando l'intelligenza umana, la conoscenza, la creatività, il senso della vita. In questo io ritengo di aver sempre adempiuto pienamente a questi principi. Nel libro che avete acquistato e di cui io brevemente ho parlato, ci sarebbe da fare una sola domanda: perché dopo tanto tempo? E la risposta a questa domanda è una sola: perché non si può scrivere serenamente un libro se non si raggiunge la completezza spirituale della serenità. E io adesso ho raggiunto questa completezza spirituale e ho voluto perciò scrivere quello che leggerete nel libro. A questo punto ho il dovere morale di fare un saluto caro e dare un abbraccio affettuoso a Sol Bandò, che ha fatto la prefazione del libro. L'ha fatto con una puntualità, con una elevazione spirituale che hanno colpito assai la mia persona e il mio intelletto. Grazie Salvo per tutto quello che hai fatto, che hai scritto e per la vicinanza che mi hai dimostrato e che dimostri sempre ai miei figlioli. Un ringraziamento infine a Giuseppe Pisauro, che è il presidente della CONIE, la casa editrice Nuove Edizioni, che ha pubblicato il libro. Il ricordo di Pisauro suscita in me
sentimento d'orgoglio ed anche di tristezza. Di tristezza perché è stato presente al mio fianco in un momento particolare e terribile della mia vita. Di orgoglio perché chi sta soffrendo e vede alzarsi verso di lui una mano e un volto di persona amica è una goccia di acqua santa che scorre sulle labbra di chi soffre e di chi pena. Grazie Giuseppe. A voi tutti, a Gianni Fara, compagno, amico, insieme a Codignola, che io ricordo molto bene, a tutti voi che a Rotonda mi avete visto guidare il trattore per cercare di spianare una strada sul Pollino insieme al compianto Rocco Mazza, a Giovanni Pandolfi, a Carlo Tarantino, o Castelluccio mi avete visto aprire la possibilità di andare con la macchina fino ai giardini facendo una strada con lo stipendio del Senato perché io facevo un'altra professione e potevo dare quei soldi alla gente che ne aveva bisogno. A tutti voi di Lauria, a cui non devo ricordare l'attività fraterna che io ho svolto nei vostri riguardi, do un abbraccio di cuore, ringraziando per essere venuti qui stasera e ricordando che insieme andremo sempre avanti verso un avvenire di luce. Grazie e un abbraccio di cuore. Allora, abbiamo ascoltato la voce del senatore, poi la riascolteremo, credo, appena ci saranno delle domande da porre. Adesso passiamo la parola a Dario Carella, che guida questo dibattito. Dario Carella è il giornalista del TG2, grazie per essere qui, prego. Io adesso darò subito la parola a Salvatore. Devo dire che io ho avuto la fortuna di leggere questo libro prima che diventasse così, l'ho letto la scorsa settimana a Strasburgo e l'ho letto insomma in un paio d'ore, perché io considero questo libro veramente una cosa straordinaria. Ci sono secondo me alcuni libri che raccontano vita di persone che andrebbero messi come libri di testo obbligatori nelle scuole italiane, perché aiutano a conservare la memoria di quello che siamo stati, di quello che siamo e di quello che dovremmo diventare, e soprattutto perché così in un mondo in cui oggi tutto è un telefonino, un tweet, persino un atto di guerra si rivendica con un tweet come è avvenuto a Parigi,
avere la possibilità di avere in mano 100 pagine scritte, 200 pagine scritte, danno il senso del fatto che un paese che non conserva la memoria, e la memoria insomma con il tweet, Facebook eccetera non resta perché viaggia e se ne va, un paese che non conserva la memoria è un paese che rischia di non avere un futuro. Invece conservare la memoria secondo me è una cosa importante. La seconda cosa che volevo dire, appunto prima di dare la parola a Salvo, è questa, che leggendo, quando sono arrivato alla fine insomma di questa grande opportunità di cui devo ringraziare Coine Edizioni, Domenico Pittella, il senatore Pittella, naturalmente Salvo Andò, quando sono arrivato alla fine mi è venuta in mente, perché non solo lui ripercorre insomma anni in cui io non facevo il giornalista, facevo politica, insomma, mi è venuta in mente una frase di Bertolt Brecht. Brecht racconta che una volta gli chiesero perché era diventato di sinistra. Lui era un commediografo, avrebbe potuto avere le porte aperte, no? Quelli che oggi si chiamano i salotti televisivi, allora non c'erano le televisioni, però c'erano i salotti. E Brecht rispose che era diventato quello che era diventato, cioè un militante della sinistra, perché era entrato in una stanza e aveva visto un grande tavolo. E da una parte di questo tavolo c'erano quelli che avevano ragione e tutti i posti erano occupati. Dall'altra parte del tavolo c'erano quelli che avevano subito un torto e lì c'erano anche dei posti vuoti. E Brecht dice, beh, io mi sono seduto dalla parte del tavolo di quelli che avevano subito i torti e di quelli che avevano sempre torto, e da quella parte del tavolo non mi sono mai più mosso. Ecco, io credo che Domenico Pittella abbia fatto esattamente questo, si è seduto dalla parte del tavolo di chi aveva subito un torto, non si è più mosso e ha cercato nella sua vita politica, ma anche nella sua vita professionale, poi gli farò una domanda su questo, di portare tutti coloro che avevano subito un torto ad avere ragione. Adesso lascio la parola a Salvo Andò. Grazie. Devo dire che quando ho avuto tra le mani il dattiloscritto, il lavoro di Pittella, beh, l'ho letto con il distacco che spesso ci si mette quando bisogna ricavare dal lavoro tutta una serie di indicazioni per poter scrivere una prefazione. Via via però la narrazione mi ha preso molto, c'era qualcosa di familiare in questa narrazione. Anche se i luoghi erano diversi, anche se le persone avevano un'altra storia politica, nel senso che era una storia che si svolgeva in contesti non coincidenti con la Basilicata, io ho trovato anche una storia della mia famiglia, di mio padre. Cioè man mano che andavo avanti potevo addirittura sapere quello che veniva dopo. Perché la vita di ciascuno di noi è segnata da alcune immagini dell'infanzia che spesso poi vengono declinate in forma diversa, a seconda dell'esperienza, della professione. Ma le questioni che affronta nel libro, anche il lessico, l'idea di umile, quando dice io sto dalla parte degli umili, è qualcosa di diverso, di più profondo, più autenticamente vissuto dell'idea di escluso. L'umile, come dire, è un escluso che però spesso si rassegna con riferimento alla sua condizione. L'escluso cerca di diventare incluso. E poi c'era anche un'altra dimensione che mi era familiare, ed era la dimensione della comunità come luogo naturale di realizzazione della persona. Io ricordo quello che diceva mio padre con riferimento alla nostra comunità, i socialisti siciliani. C'era una questione, le polemiche con i cattolici, non siete credenti, siete senza Dio. E io ricordo questi vecchi compagni che dicevano due cose.
dicevano: noi andiamo a messa la domenica perché andiamo in sezione, e Cristo tutto sommato è stato il nostro punto di riferimento perché è stato il primo socialista della storia. E lo dicevano non con iattanza, ma lo dicevano con una grande convinzione. E devo dire che questi sentimenti ci sono tutti nel libro di Mimì, e soprattutto questa idea della comunità. La comunità non si lascia mai. Io da ragazzo non ero nelle condizioni di spiegare ad altri, neanche di spiegare con chiarezza a me stesso qual era l'elemento specifico della nostra comunità. Però avevo questa idea, il partito era, c'erano le personalità, c'erano i comizi, c'erano le correnti, ma era quel luogo in cui tutti si ritrovano in occasione dei matrimoni e dei funerali. Era questa la dimensione comunitaria che può descrivere un ragazzo. Però devo dire che il libro di Mimì mi ha preso anche per un'altra ragione: affronta delle questioni che sono di straordinaria attualità, e questo viaggio nell'attualità è possibile perché, con riferimento alle esperienze della sua vita, non ha lo sguardo pietrificato dalla nostalgia, pensa sempre che ci siano delle cose da fare. E da questo punto di vista è una constatazione, ma anche un augurio: siccome di vite ne hai avute tante, probabilmente questo è anche il segno di un altro ulteriore passaggio, una vita da scrittore. Quindi, tra le tante vite, è sempre bello che se ne cominci una diversa. E le cose di grande attualità sono la concretezza con cui vive la questione meridionale. Cioè, noi c'è stata una lunga parentesi in cui non abbiamo parlato più di questione meridionale. Non abbiamo parlato per due ragioni almeno. Perché il ventennio succeduto agli anni 90 è stato un ventennio, come dire, di distruzione di ogni traccia di coesione nazionale. E quindi la questione meridionale era archiviata. Anche intellettuali, che pure si erano segnalati per un approccio, come dire, di tipo umanistico ai problemi del mercato, tutto sommato hanno cominciato a dire che conveniva anche al mezzogiorno che i quattrini andassero locati altrove, perché rendevano di più, il paese si sviluppava meglio togliendo i quattrini al mezzogiorno e investendo altrove, e quindi anche le ricadute diventavano ricadute positive. Ecco, abbiamo vissuto questa esperienza. Oggi sembra che stiamo tornando un po' a fare una riflessione un po' più realistica sulle disfunzioni prodotte dalla mancata coesione del paese. Un paese che viene stracciato, che viene lacerato, e non è un paese che può avere un grande futuro. Non solo, ma siamo anche stati abbagliati dall'idea che l'innovazione di per sé sia un valore. L'innovazione è un valore nella misura in cui produce progresso sociale. Se non produce progresso sociale, è un'innovazione assolutamente inutile, perché il destino della politica è quello di riuscire a creare in ogni momento storico le condizioni ottimali per la realizzazione della persona umana come individuo, ma anche attraverso una dimensione comunitaria. E devo dire che questa visione c'è tutta, e da qui poi il passaggio al socialismo umanitario è d'obbligo. Dahrendorf ha indicato questo passaggio con una battuta felicissima: sono stato liberato fino alla maturità, poi ho capito che tutto era stato raggiunto con gli strumenti del liberalismo, adesso bisognava diventare socialisti. E devo dire che il liberal socialismo è in un certo senso una interpretazione, tra virgolette, contemporanea di questo tipo di processo. E il socialismo umanitario, che non è, come dire, intriso da un ideologismo astratto, come lo definisci tu, è il socialismo che riesce a fare anche le piccole cose per rendere un paese normale, ma dove le distanze sociali sono molto forti. Rendere un paese una realtà normale significa anche essere eversivi rispetto all'ordine costituito. E da questo punto di vista, quindi, il problema dell'eguaglianza è tornato a essere un grande problema quando le categorie
di cui abbiamo tenuto conto per tanti anni nella Costituente e dopo, cioè i lavoratori del braccio che venivano discriminati, sono stati sostituiti da altre categorie di portatori di bisogno. Ma il problema del socialismo resta sempre quello, cioè dare un aiuto in più a coloro che senza quell'aiuto rimangono ultimi e quindi definitivamente emarginati. Ed è un problema che riguarda la grande politica, ma è un problema che riguarda anche la politica di un giorno. Le cose che Mimì ha fatto con riferimento al sistema sanitario della sua regione sono emblematiche, perché nella storia unitaria del paese uno, come dire, dei misuratori dell'ingiustizia sociale era l'organizzazione ospedaliera. In nessun luogo come nell'ospedale, ma fino ai tempi presenti, si vede fisicamente la distanza che corre tra inclusi e esclusi, cioè è l'ospedale uno dei luoghi dove, a mio giudizio, questa contraddizione tra chi può avere diritti e chi i diritti se li vede costantemente negati si conferma totalmente. In questa realtà fare una clinica del popolo significava davvero, davvero cambiare dal basso il sistema sociale. E via via tutte queste battaglie vinte creano anche nemici. Pensate che cosa è il sistema sanitario dal punto di vista del voto di scambio. Voi pensate che apparato formidabile di sostegno che un sistema sanitario politicamente controllato è per le classi politicamente egemoni. E allora rompere questa egemonia, rompere attraverso un'idea dei socialisti, del Partito Socialista, che non è un partito fatto di piccoli indiani che devono rispettare la logica ferrea dei patti e spesso delle finte battaglie dei due grandi partiti egemoni. Beh, questa è una battaglia che crea nemici. Spostare elettoralmente il baricentro di una regione in direzione di una posizione come quella socialista, ritenuta marginale, era un partito, come dire, ritenuto di accompagnamento di volta in volta per poter stabilire il prevalere del Partito Comunista o della Democrazia Cristiana. Dire che i socialisti giocano un ruolo improprio fondamentale, beh, tutto questo naturalmente crea nemici. E poi, sapete, le cose che Pittella diceva all'inizio sulla giustizia. La giustizia non è uguale per tutti. La giustizia non è uguale per tutti, non lo è mai stata. Ma quando poi la giustizia ha scoperto la dimensione politica, lo è stata ancora meno. Perché i magistrati non hanno gli strumenti culturali, non hanno gli strumenti culturali per leggere le dinamiche sociali, non hanno gli strumenti culturali per capire la storia politica del paese e applicano il formalismo giuridico ai processi di cambiamento politico. Questa è stata la tragedia del paese. Per cui la magistratura è tentata, ma c'è tentata, è stato più volte questo denunciato, è tentata a lasciare la sfera del fatto e entrare nella sfera dell'identità, a riscrivere l'identità. Ma riscrivere l'identità senza avere, come dire, gli strumenti culturali per leggerle porta a delle conclusioni aberranti. Hanno riscritto la storia d'Italia, hanno riscritto la storia della Democrazia Cristiana, hanno riscritto la storia del Partito Socialista, volevano riscrivere la storia del Partito Comunista, ma ci riuscivano di meno, perché quel partito era riuscito a realizzare una presenza egemonica nei palazzi di giustizia e quindi c'era un condizionamento interno. Alla fine è venuto fuori il teorema per cui l'Italia non è diventato un paese del patto di Varsavia perché c'era la mafia e la corruzione che spostava l'asse politico dall'altra parte. È stata una grande mistificazione, alla quale ne è seguita un'altra, e questo ha molto a che vedere con il libro di Mimì. L'idea è che c'era invece un'immaginaria società civile virtuosa che si contrapponeva ad una società politica perduta. E hanno inventato delle cose aberranti che poi alla fine, come dire, chi crea il mostro è distruttore del mostro. E questa società politica virtuosa avrebbe portato alla palingenesi sociale, De Vego diceva, rigireremo il paese come un calzino. E Borrelli rispondeva, siamo pronti ad assumerci tutte le responsabilità che il difficile momento comporta. Sembrava un generale savoiardo. E Di Pietro poi era, insomma, il coronamento di tutto questo processo quando diceva, beh, io ho fatto la rivoluzione, devo adesso incassare i dividendi. È diventato ministro, questa è stata la storia del paese. Di questa società civile che è diventata classe dirigente,
è diventata classe dirigente, abbiamo visto qual è poi lo scenario, con lo scenario c'è così. E bisogna dire quello che tu scrivi, ma dirlo con coraggio, che non è vero, non è vero che i tecnici possono sostituire i politici se non hanno una cultura politica, e che i tecnici della democrazia sono i politici, i tecnici della democrazia sono i politici, come i tecnici della sanità sono i medici, come i tecnici della pianificazione territoriale sono gli ingegneri. Questa idea del tecnico che riesce, come dire, a sistemare le gambe storte della storia è una grande menzogna. E io credo che questo libro è un libro, a mio giudizio, che farà discutere non solo per capire che cos'era la Basilicata e che cosa è diventata, con buona pace di coloro che ritengono che al sud non è possibile nessun cambiamento radicale. Sono, tu lo citi, Said, è il vecchio orientalismo di Said applicato alla lettura dei processi invece che riguardano il Mezzogiorno d'Italia. Il cambiamento è possibile nel sud. Qui si è realizzato, il sud non è più omogeneo, non è una realtà ugualmente degradata, ci sono le eccellenze e ci sono soprattutto quelli come te che ritengono che la più grande delle rivoluzioni è la rivoluzione della meritocrazia, a cominciare dai propri familiari. Quando dice una cosa nel libro, non siamo una casta perché abbiamo creduto alla meritocrazia e perché abbiamo ritenuto che per arrivare in politica non bisogna essere soltanto, come dire, già inseriti nel sistema, né essere figli di, ma poter avere un lavoro, perché la politica non è un mestiere e bisogna prima avere un riconoscimento di tipo professionale e poi far politica, che è la cosa che spesso i partiti invece hanno dimenticato, sostituendo alla partecipazione e alla meritocrazia il dominio di apparati. E questa è la quarta questione che solleva nel libro, la questione del partito, del suo partito, del mio partito, ma la questione del declino del sistema politico. Quindi questo è un libro davvero straordinario perché lo possono capire tutti e ciascuno ci può aggiungere un codicillo con riferimento alla sua esistenza personale. Io l'augurio che ti faccio è di poter adesso completare l'opera cercando di andare oltre e di vedere quello che dobbiamo fare adesso. In un certo senso dobbiamo liberarci delle macerie di 20 anni di non governo e non politica, quali quelle che abbiamo avuto. Bisogna promuovere una nuova classe dirigente. Tu hai parlato con orgoglio legittimo e giustificato di quello che hanno fatto i tuoi figli, ma ne hai parlato soprattutto con un orgoglio tipicamente mediterraneo, perché è tipico dei popoli mediterranei ritenere che i grandi patrimoni morali sono quelli che costituiscono un titolo di nobiltà che si trasmette da padre in figlio, perché la storia continua, e quando si è fatta una buona semina sul piano dei valori, i frutti poi si vedono. E io credo che di tutto questo ti ringraziano tutti i presenti e ti ringraziano anche i lettori del libro. Grazie a Salvandò, grazie a Salvo, Presidente di Laboratorio Democratico, e per la sua introduzione. Io, prima di dare la parola a Giuseppe Pisauro, volevo solo fare una piccola chiosa, se posso permettermi, no, Senato, che riguarda i due figli, perché non la farò su Gianni, perché insomma, esatto. E invece la dirò su Marcello. Secondo me dal libro emerge una cosa straordinaria, cioè la caparbietà, mi attacco quindi a una cosa che hai detto alla fine, no? Su quello che si trasmette, la nobiltà che si trasmette. Questo libro è la storia di una caparbietà, no? Una caparbietà per far, appunto, per il riscatto degli ultimi, quelli che hanno subito i torti nella propria comunità, nella propria regione, poi nel Senato della Repubblica, di una caparbietà in una vicenda giudiziaria che avrebbe annichilito chiunque. A proposito di questo, tu hai definito un certo tipo di magistratura savoiarda, quando hai ricordato alcune battute pronunciate durante il periodo di Mani Pulite. A me, più che savoiardi, cioè venuti dai Savoia, mi sono sempre sembrati dei generali sudamericani che si preparavano in qualche, così, diciamo, luogo non proprio a fare
a fare il golpe. Lo so. E, no, volevo dire la caparbietà, la riferivo a Marcello in questo caso, scusa Gianni, per un ricordo personale. Io stavo in macchina, tornando, non mi ricordo da dove, se, probabilmente da Strasburgo, e entrato in Italia ho messo la macchina su Radio Popolare, c'era Lucia Serino che in collegamento raccontava che Marcello Pittella aveva vinto le primarie dentro il Partito Democratico. Ecco, io credo che solo una persona che ha ereditato tra i tratti, come diceva Salvo, di nobiltà, una caratteristica fondamentale in politica che è la caparbietà, cioè la capacità di raggiungere un risultato, beh, io appunto considero anche questo frutto di una vita di socialismo umanitario. E adesso do la parola all'avvocato Giuseppe Pisano. Io per intanto ringrazio tutti i presenti, che sono una prova della scelta opportuna che la casa editrice Coinea ha fatto nel pubblicare il libro del senatore Pittella. Devo dire, e non ho molte altre cose da dire perché Salvo Andò ha enumerato una serie di implicazioni, inferenze logiche, storiche, che vengono direttamente dalla testimonianza del libro. Però una testimonianza personale la posso dare. La prima è stata la scelta, che è stata pressoché automatica, senza discussioni, di pubblicare il libro del senatore Pittella. Perché? Perché il libro del senatore Pittella è uno di quei testi di testimonianza importanti per il tessuto sociale del nostro paese. Per intanto segnalo che il riferimento al socialismo umanitario non è un dato semplicemente così folclorico o coreografico, no, introduce una categoria importante su cui poco si è riflettuto, che il socialismo mediterraneo, e per mediterraneo intendo il socialismo francese, il socialismo italiano, il socialismo spagnolo, hanno avuto all'origine un difetto strutturale, diciamo così, l'aver bypassato il concetto dell'umanesimo. Si sono aggrovigliati, arrovigliati, hanno scritto biblioteche con un bizantinismo sul marxismo, sul leninismo e via dicendo, dimenticando una realtà storica che spesso noi stessi dimentichiamo. Il socialismo nell'Europa è nato soprattutto nell'Europa del Nord, Germania e Inghilterra, come espressione religiosa. Se qualcuno ha la bontà di rileggere un testo fondamentale per il socialismo contemporaneo, il testo della socialdemocrazia tedesca di Bad Godesberg, si inizia al primo articolo con una definizione: il socialismo trae la propria ispirazione dall'umanesimo cristiano. E io credo che una delle cose importanti di questo libro, anche se non esplicitate, è una religiosità intrinseca, è una religiosità connaturata. Io direi, se mi consentite, i lucani sono naturaliter religiosi, che vadano o no a messa. E lo dico perché io sono romano di adozione, ma sono di origine lucana. E quindi è stato anche questo un contributo che mi ha fatto ulteriormente riflettere sulle caratteristiche che ha avuto o che non ha avuto fino in fondo il socialismo italiano e che sarebbe ora di rimeditare. Il secondo elemento che ci ha indotto a pubblicare il testo del senatore Pittella è propriamente l'inizio del discorso che ha fatto questa sera, cioè la sua vicenda giudiziaria. Noi abbiamo ritenuto, io ritengo fermamente, che l'episodio
che ha coinvolto e ha disastrato l'esistenza politica e personale del senatore Pittella sia un antefatto ontologico, direi, alla disintegrazione della concezione giuridica di uno Stato di diritto che si è avuto successivamente dagli anni 90 in poi. E mi spiego, qui non è un problema della soggettività dei magistrati, il singolo magistrato, qui è un problema che non si è voluti affrontare. Nei paesi che noi riteniamo essere sicuramente civili, non esiste una categoria di professionisti della magistratura. Nei paesi anglosassoni i giudici vengono eletti, nominati, ma da un'unica carriera con gli avvocati. C'è un passaggio di competenze e di esperienze che nel nostro paese questo ceto burocratico dei magistrati non ha mai voluto accettare, come non ha mai voluto accettare un'altra serie di riforme. Ma non solo, per un contesto storico che parte dagli anni 70, dal terrorismo in Italia, la magistratura italiana ha assunto un'altra dimensione. E leggevo l'altro giorno il nuovo testo che ha scritto Paolo Mieli sulla falsificazione della storia. E fra i falsificatori, manipolatori della storia ci ha messo proprio i magistrati. I magistrati nella accezione nuova che ingerisce nella vita sociale e politica del paese di scrittori, di storici della storia del nostro paese. Ma con quali categorie fanno gli storici? Con delle categorie che concettualmente sarebbero riferibili al codice penale o al codice di procedura penale, ma sistematicamente stravolgendone i presupposti teorici. Quando si arriva a ritenere che il senatore Pittella, anzi il dottor Pittella, il medico Pittella, sia diventato un concorrente nell'organizzazione delle Brigate Rosse perché ha assistito clinicamente una persona che era ferita, sul presupposto che siccome non ha fatto il certificato e ha questo indotto da un consiglio fraudolento, ma non c'è bisogno di parlare di questo, si potesse passare da questo dato materiale alla partecipazione all'associazione terroristica Brigate Rosse. Questo è un salto logico che è fuori da qualsiasi possibilità di essere ricompreso in categorie giuridiche rispettose dello Stato di diritto. Questo è macelleria giudiziaria, questo è il punto, e lo è soprattutto perché successivamente anche in appello era emerso un dato storicamente fondato che derivava dalle dichiarazioni rese dalla persona che era stata curata. Cioè la persona che era stata curata ha finalmente, quando ha deciso di non essere la rivoluzionaria che non parlava con i giudici come facevano all'epoca i brigatisti, ha spiegato come era successo il fatto, che quindi non implicava nessun concorso nel reato di associazione e di banda armata delle Brigate Rosse. Se leggete le motivazioni della sentenza di appello c'è da inorridire, perché si dice che praticamente questo era un modo per rendere impossibile l'accertamento della verità, questa verità che non si è capito che cosa sia nelle sentenze molto spesso. La verità è una verità giudiziaria, loro non sono titolari di nessuna verità metafisica o... è una forma di islamismo, appunto. Cioè loro devono attenersi, e questo che non fanno molto spesso, attenersi ai dati che emergono dai processi e fare una valutazione che abbia logicità, che abbia rispetto dei dati, della realtà, e non inventare categorie. E questo è un problema che
non è mai stato risolto l'esistenza nel nostro codice di una norma, di un enorme numero di reati associativi di tutti i tipi e specie, e con questi sistemi sperimentati durante gli anni, fine anni 70, inizio anni 80, fra cui il caso del senatore Pittella, si è poi proceduto, e lo dico senza paura, visto che in Lucania associazioni di stampo mafioso non ce ne sono mai state, lo hanno applicato anche alle norme sull'antimafia, perché i reati di associazione di stampo mafioso, camorristico, eccetera, eccetera, hanno un vizio di fondo. Non sono norme giuridiche, sono postulati sociologici, sono fatti in modo tale che da un giorno all'altro tutti possiamo diventare sistematicamente, immediatamente mafiosi. E questi sono i dati che ci hanno portato a non avere nessuna perplessità, nessun dubbio, nessun remore a pubblicare questa testimonianza, che è una testimonianza importante sul piano personale, politico, della storia civile e giudiziaria del nostro paese. E al senatore Pittella la presenza di questo pubblico e la raggiunta serenità spirituale che fa, come si dice, scopa col concetto di religiosità implicita nel socialismo riformista, che ce lo rendono amorevolmente vicino a tutti, è un dato da cui partire se qualche passo in avanti riusciamo a fare. Volevo ringraziare la proprietà Carluccio Giuseppe per averci permesso questa riunione magnifica questa sera. Insieme a questo ringraziamento vorrei salutare e ringraziare la benemerita Arma dei Carabinieri, che ha mandato i suoi rappresentanti, e l'Arma di Finanza, anch'essa presente. Questo è tutto. Grazie all'avvocato Pisauro. Io adesso, solo prima di restituire il microfono a Pino, solo due domande veloci al senatore Pittella. E la prima è questa, me l'ero scritta, perché se no poi vado, come dice Gianni, sempre troppo lungo. Io, una delle altre cose che mi ha colpito nel libro è l'impegno professionale, cioè la storia di Domenico Pittella come medico. E come medico al servizio appunto della gente. E allora la cosa che gli vorrei chiedere è, visto che prima non si è addentrato, ma nel libro c'è tutta questa storia, se ci fa un breve racconto di cos'è stata. È una domanda che io faccio proprio anche, diciamo, un po' a carattere personale, perché avendo io fatto, insomma, parte di quella generazione che è andata sotto il nome del movimento, una delle cose intorno alle quali siamo cresciuti quando andavamo al liceo, che non era la scemenza che poi si è detta dopo del sei politico, perché invece studiavamo e studiavamo anche belli tosti, se no non credo che saremmo alla fine poi diventati non niente di speciale, ma insomma diciamo che alla fine siamo soddisfatti della nostra vita professionale, ecco, che era la medicina al servizio delle masse popolari, no? Io mi ricordo questo slogan di Giulio Macaccaro, le edizioni sapevano, bisognava fare la medicina al servizio delle masse popolari. Poi naturalmente questo era uno slogan, soprattutto al nord, sono di Milano, la medicina al servizio delle masse popolari non è che la si vedesse molto. Questa, l'esperienza della tua clinica, invece un esempio secondo me perfetto, come diceva anche Salvo prima, perché è lì nell'ospedale che si vede la differenza, perché se non conosci, se non hai la raccomandazione, ancora adesso nella stanteria muori, e invece tu hai fatto una clinica per le masse popolari, no? Sì, mi pare di aver già accennato
ai motivi per cui io ho costruito questa clinica. Soprattutto le distanze in Basilicata sono più accentuate che in altre regioni. Le distanze agli ospedali. Era massacrante portare in macchina, anche in autoambulanza, una persona all'ospedale di Malatea per una strada tortuosa o all'ospedale di Lago Negro, quando poi non sempre in questi ospedali si aveva la possibilità di risolvere i problemi e bisognava andare a ricorrere a Potenza. Allora pensai, notando la sofferenza umana e le distanze spesso non sormontabili facilmente, pensai di costruire un pronto soccorso. Ma via via che si andava costruendo questo pronto soccorso, mi venne in mente di creare un nucleo di ricovero e cura. E così nel 1972 io ho creato i primi 100 posti letto, che poi diventarono 150 con una seconda opera degli anni successivi. E fu un trionfo d'orgoglio per me, anche se dovetti fare dei sacrifici economici enormi, perché non possedevo tutta la liquidità per pagare l'impresa che costruiva questa clinica. Tant'è vero che avevo una casetta d'acqua fredda, un paese di mare, e mi sono venduto la casetta per pagare l'ultima data dell'anno. Però ero riuscito a dare la possibilità, facendo servizio pubblico in realtà, attraverso le convenzioni, a dare la possibilità alle persone di fruire del bene della salute e di fruirne bene, perché nella mia clinica non ci stava l'ultimo medico, veniva il grande specialista, tant'è che si operava il polmone nel 1972, cosa che si fa oggi nei grandi istituti universitari. Anche la medicina generale ne trasse vantaggio, perché i medici locali erano, tutti quanti facevano capo alla clinica e come me apprendevano da questi luminari che venivano da Roma o da Napoli, apprendevano alcuni segreti della medicina, alcuni fatti particolari e di come si curavano malattie particolari, e quindi l'umile, gli ultimi, potevano giovarsi di un servizio indispensabile che invece non esisteva nel nostro paese e nella nostra zona. Poi ci fu la demolizione murale, che non so perché fu conservata allora, o forse lo so troppo bene. Grazie. E la seconda domanda che volevo farti è questa, e anche qui riprendo
tema che ha trattato prima Salvador, che è quello del meridione, del mezzogiorno, no? Perché nel libro si dice, secondo me, una cosa fondamentale, no? Cioè che noi chiamiamo, in Italia chiamiamo mezzogiorno, o meridione, insomma, dipende, noi che stiamo al nord, le cose che non ci piacciono. Cioè c'è una cosa che non ci piace, ma questa è una cosa. Il treno è in ritardo, ma sembra di stare a Napoli, Madonna, no? Che invece in Lombardia sono perennemente in ritardo, però uno non dice, no, è a Milano, no, si rompe una strada, Madonna, non si può transitare, ma sembra di essere in Sicilia. Allora, questo dato del meridione come concetto dispregiativo, no? Salvo lo raccontava bene prima, insomma, è stata una delle caratteristiche dei 20, secondo me anche 25 anni ultimi che abbiamo affrontato. Però, insomma, dentro questo libro non c'è tanto la rivalutazione del mezzogiorno come, no, per scrivere 10 pagine di uno slogan. No, c'è una concezione, secondo me, dell'approccio meridionalista che si rifà, insomma, ai grandi meridionalisti, no, da Fortunato un po', insomma, cioè c'è un'idea del mezzogiorno e del riscatto del mezzogiorno che passa non attraverso il piagnisteo. Tu prima ricordavi giustamente Mancini, no? Io ricordo che, insomma, fummo invitati all'epoca di quella campagna dalla Federazione del Partito Socialista di Milano, diciamo così, a dare una mano, diciamo, affinché i manifesti della campagna del Candido su Mancini a Milano non venissero affissi da quelli del Movimento Sociale durante la notte. Devo dire che, insomma, noi demmo volentieri una mano, infatti di manifesti non ne vennero affissi. Ecco, allora ti vorrei chiedere questo, insomma, c'è anche lì dentro il libro, quando tu ti riferisci a Mancini, un'idea del meridionalismo che è un'idea, secondo me, appunto, che vale ancora oggi. Cioè non c'è un problema di riscatto del mezzogiorno, cioè il mezzogiorno non è che deve riscattare niente, no, c'è un'idea di fare le cose nel mezzogiorno. Io la chiudo qui la domanda, adesso c'è la tua risposta. Io, per esempio, da quando seguo le cose europee e seguo, insomma, non solo l'attività di tuo figlio Gianni ma anche quella di altri, io ho scoperto delle realtà del mezzogiorno che neanche, cioè delle punte di eccellenza che al nord se le sognano in Puglia, nella stessa Sicilia, ma vorrei dire in Calabria, in Lucania. E quindi, insomma, questo discorso, io credo, del meridione e del meridionalismo, appunto, non può essere, no, credo io, insomma, poi per adesso direi tu la tua, insomma, solo una sorta di, appunto, non è una rivendicazione. Il problema vero, secondo me, è che il mezzogiorno d'Italia ha subito una conquista quando il Regno Savoia ha unificato il paese. Non era mezzogiornificato allora e non lo è adesso. Questo è il mio pensiero. Ci sono punte d'eccellenza in Basilicata, nelle regioni meridionali, ma sono pochi. La diffusione è molto lenta e ci vorrebbe persone, appunto, come Marcello Pittella, a capo delle regioni, per portare cercare di stimolare anche la crescita delle varie regioni. E questo è il motivo vero. Ora dovremmo parlare del petrolio e tutto il resto. Io penso che il petrolio deve essere utilizzato, ma con mio dizio, e Marcello lo sta facendo, riducendo al minimo le perforazioni e cercando
di far levare la tassa che le varie imprese nazionali o internazionali devono pagare alla regione Basilicata. Questo sta avvenendo in Basilicata, per cui anche questa voce diffusa che è una cattiva cosa utilizzare il petrolio è secondo me una cosa sbagliata. Si deve utilizzare, ma in maniera opportuna ed adeguata, senza strafare. Penso che non devo aggiungere null'altro per dare risposta alla tua domanda. Quello che io desidererei per il Mezzogiorno è che venisse elevato il tenore di vita di coloro che abitano il Mezzogiorno. Perché una cosa è certa, dai dati tratti dall'Istat si evince nel 2014 che nel nord Italia il PIL arriva al 36%, nel Mezzogiorno d'Italia al 16%. E com'è possibile fare questo genere? Meno della metà. I lavoratori lucani o pugliesi o calabresi devono sempre espatriare le braccia lavorative e andare al nord per lavorare o andare fuori Italia per lavorare, mentre c'è bisogno di impegno pubblico per favorire l'iniziativa nel Mezzogiorno. I lavori ci sarebbero da fare, basta pensare alla modernizzazione delle strade per dare lavoro a migliaia di persone. Grazie. Sì, grazie. Allora, possiamo fare degli interventi, io non so, chiediamo, anzi facciamo anche un applauso al gran cerimoniere di questa serata che è Michele Francese, che ha organizzato un po' tutta sta cosa. Non so quanto tempo abbiamo, allora, poi Michele mi farà segno. Voleva intervenire Franco Scorza sperando in un intervento breve. Mentre Franco raggiunge il leggio, io voglio fare una domanda. Lasciamo stare il petrolio, non arriva mai la sorella, senatore. Non arriviamo manco precedente. Ma è una domanda un po' più, diciamo, tranquilla. No, è che poi finiamo stasera. No, per carità, una domanda un po' più particolare, anche perché io cercavo, seguivo lei e seguivo il grande pubblico che sta qui a sua volta seguendo lei, magari lo faccio poi mio. Sono passati tanti anni, lei ha avuto tutte le traversie che ha avuto, una brillante carriera da medico, da politico, eccetera, eccetera. Ha avuto appunto questi momenti un poco particolari, è tornato in auge. Tutta questa gente mi avvicino, stasera, come la spiega? Perché sono qua? Cioè, qual è il segreto del suo carisma? Così lo faccio mio, non si sa mai nella vita. No, che? Diamo il microfono, è un piacere, grazie. Sei acceso, prego. Perché il Mezzogiorno, secondo me, ha bisogno di socialismo. E poiché io ho dimostrato, attraverso la carta comportamentale di cui parlavo nel mio intervento iniziale, di essere un buon socialista, la gente mi vuole bene. Che farò uso? Che farò uso anch'io? Franco! Ti raccomando la brevità. No, molto breve. Vai. Va bene, io innanzitutto saluto tutti i presenti, vi ringrazio, spero di aggiustare, di essere sentito, di raggiungervi bene e voglio semplicemente dire una cosa, perché io il senatore innanzitutto lo ringrazio per avermi invitato personalmente, per avermi fatto omaggio del libro con una dedica straordinaria. Voglio dire semplicemente una cosa, non voglio trattare il tema del libro, l'umanità, tutte le cose, ma voglio parlarvi di una cosa importante, della quotidianità di quest'uomo che io ho vissuto e vivo tutte le settimane. Io vado a trovarlo e vi posso assicurare che si tratta di un uomo nobile, di una persona di un'umanità straordinaria, molto silente, tante volte riesce a parlare con gli occhi e noi
E a me è capitato spesso di ascoltarlo semplicemente negli occhi. E da quegli occhi fuoriesce una straordinaria umanità che riporta il titolo del libro, ed è un'umanità che è stata messa al servizio della gente, perché un uomo, vi assicuro, e credetemi, che ha svestito i panni dell'autorità politica, vestendo invece quelli, i panni della modestia, i panni del servizio, i panni di cui il figlio Marcello ha incarnato esattamente le linee guida, perché è stato esattamente una proiezione del padre, e permettetemi di aggiungervi, probabilmente lo ha riscattato in ciò in cui gli è stato negato negli anni passati, perché sono convintissimo, perché ho sempre detto che di quest'uomo sarebbe stato bastato per la magistratura analizzare l'aspetto psicologico, cioè capire e dire: ma com'è possibile che una persona che si è tanto speso per gli altri, com'è possibile che una persona che ha teso le mani agli altri, che si è adoperato per gli altri, garantendo il diritto al lavoro, garantendo il diritto alla sanità, garantendo il diritto a cose per le quali noi in questo momento tutti voi vi dovete sentire orgogliosi, perché non c'è famiglia che non abbia magari chiesto qualcosa e a cui non sia stata aperta la porta. E a questo proposito voglio dire quello che mi disse la prima volta che l'ho conosciuto. Mi disse proprio così: io l'avevo conosciuto per caso e poi è nata una straordinaria amicizia. Mi disse: Franco, senatore, lo ricordate? La mia porta è sempre aperta. E allora io dico una cosa, che la politica sarà anche qualcosa, ma Pittella probabilmente è altra cosa. E a questo proposito chiudo, mi hanno raccomandato la brevità, voglio dire semplicemente, voglio citare due versi che ho scritto per il senatore Santo, che vi voglio dedicare, sono brevi e fanno così: carissimo senatore, per ciò che è stato, ma soprattutto per ciò che non è stato, mi creda, una vita per lei non è sufficiente, ne meriterebbe almeno un'altra, perché la sua vita, la sua storia, la sua umanità è irripetibile. Grazie. Franco Sforza. Adesso, senatore, c'è l'intervento del senatore avvocato Borea. È una testimonianza, perché il senatore Borea ha difeso, è vero senatore? Ha difeso il senatore. Prego. Posso fare una domanda o ha già pronto qualcosa? Una domanda, poi come è stato, ecco. Avvocato, come è stato difendere il senatore Pittella? Cioè, è un problema da storia seria. Quali armi ha usato? E intanto è stato difficile dimostrare la sua innocenza, perché in queste avventure giudiziarie dire la verità spesso è difficile, e il senatore Pittella non aveva bisogno di essere difeso per avere compiuto un gesto di grande umanità per una persona sofferente della quale ignorava la identità. Perché io voglio dare una testimonianza che il frutto di anni di partecipazione, di sofferenza con Gianni, con Marcello, tutti i partecipi coinvolti in questa avventura. Ma devo dire questo, che di penalmente rilevante, caro editore, non c'era nulla, perché nel nostro codice penale esiste una esimente speciale per il medico che cura una persona per la quale il referto implica un procedimento giudiziario. Recentemente la Cassazione ha ribadito questo principio per persone, medici, che siano recati addirittura a domicilio di questi signori ed avevano assicurato una prestazione sanitaria, perché nel nostro vecchio ordinamento giudiziario,
esiste una norma che dice: al diritto punitivo dello Stato deve prevalere il diritto alla salute del cittadino, sia pure criminale. Poi la giustizia farà il suo corso, lo Stato imporrà questo diritto punitivo. E il senatore Pittella è vittima di questo socialismo umanitario. È vittima, perché è vittima di una democrazia nella quale egli aveva saputo imporre certi principi, certe regole, un suo iperattivismo che da giovane medico, da giovane ufficiale sanitario, da illustre clinico, perché era immediatamente, come dire, la sua fama di medico travalicava i confini ormai municipali, regionali, aveva voluto creare nel suo paese, al servizio della sua gente, una struttura sanitaria che consentiva, come qualcuno ha detto, l'avvento di professionisti, di illustri cattedratici, universitari, professori emeriti, che facevano chirurgie, che facevano interventi sul cuore, sul polmone, insomma, che assicuravano una sanità d'eccezione, direi, perché in questo, bisogna dirlo, in questo territorio, che era una landa sperduta della povera Cenerentola regione Basilicata, che ormai è diventata poi col petrolio, insomma, a riscattare, è uscita dalla fama di essere Cenerentola. La vicenda processuale è frutto di una grande mistificazione, perché io ricordo con angoscia un luglio nel quale mi venne notificato l'avviso di deposito della sentenza di condanna di primo grado. Era una sentenza di 3.500 pagine. E io riporto in un libro che uscirà a gennaio la vera storia di Mimì Pittella, di questa avventura giudiziaria, con le menzogne scritte in questa sentenza, scritte e, come dire, e contestate puntualmente, ostinatamente rinviate al mittente. 2635 2695 ci sono queste pagine di questa sentenza, nelle quali il relatore Perrone, avallato dal presidente Sorichilli, raccolgono una menzogna frutto della veemenza di patroni di parte civile pure ammessi, illustre amico, collega, avvocato Nicolino Bucco, anch'esso senatore per un periodo, di Matera, di un altro illustre principe del foro lucano, Aldo Morlino, difensore, uno di Schettino, l'altro della regione Basilicata, che si era costituita parte civile per, come dire, sventare questa onda della politica di questa regione. Qual era la menzogna? È che il senatore Pittella aveva avuto la capacità di intervenire addirittura da censore nei confronti di un suo collega che sapeva innocente, perché nelle prime battute di questa incredibile indagine che si svolgeva sull'intervento sulla Ligas veniva coinvolto un certo senatore Petronio, farmacista di Lamezia Terme, anch'egli proprietario di una clinica, siccome non si sapeva se la clinica era a nord del Cosentino, dell'Alto Cosentino, poi si è arrivati a Lauria. Ebbene, noi dimostrammo attraverso una certificazione della Giunta delle Immunità del Senato e delle autorizzazioni a procedere che nessuna autorizzazione a procedere era stata chiesta nei confronti del senatore Petronio, per cui nessuna
diciamo, discussione né in giunta delle elezioni e delle autorizzazioni né tantomeno in aula aveva riguardato il senatore Petronio, e quindi tantomeno il senatore Pittella poteva parlare contro il senatore Petronio ergendosi a moralista di questa, in questa vicenda. La sentenza di condanna probabilmente aveva altre finalità, altri scopi, ed io in questo libro che uscirà con la vera storia del senatore Domenico Pittella, che definisco vittima della democrazia, è vittima anche dell'invidia di questo suo consenso popolare che per la verità ha conservato, perché vorrei raccontare altro aneddoto, io non so che sì, dobbiamo chiudere, sì, grazie. Cioè voglio dire, Ferdinando Imposimato, giudice istruttore storico dei processi delle indagini sull'assassinio di Moro, ebbe a scrivere, devo dire, una testimonianza in una lettera. Dice: caro senatore Pittella, ti ringrazio per il biglietto che mi hai mandato, nessun giudizio negativo posso io esprimere nei tuoi confronti, perché ritengo che tu sei estraneo alla partecipazione alla banda armata, così come l'editore diceva, poi ha finito per ammettere la stessa Ligas, ma tardivamente. Ebbene, il senatore Pittella, se un errore ha fatto, e questo glielo devo dire pubblicamente, innanzi alla sua gente che continua a tributargli affetto, stima, devozione, lei si permette di chiedere qual è il segreto del carisma, ma il carisma è una cosa che uno ha o non ha, insomma, non è che c'è una compressa che si chiama carisma, diciamo, meglio un po' di compressa, e può darsi pure che assumo io l'atteggiamento del senatore Pittella, mi perdoni, eh? Assolutamente, prego. Allora, il senatore Imposimato aveva espresso in una lettera un giudizio di grande, come dire, attestazione di stima, di affetto, di... e purtroppo questa lettera viene vanificata da una sostanziale smentita, perché poi le leve del potere, la politica e i fatti territoriali. Il senatore Imposimato è stato costretto a scendere in Basilicata. Perché? Perché Mimì Pittella, con il desiderio di servire ancora i suoi concittadini, con la contrarietà di Gianni, che testimone, non lo può smentire, e forse anche di Marcello, ma all'epoca Marcello era ancora più piccolo e non si occupava di cose politiche, si era permesso di fare una sua lista al comune di Lauria, e da solo, in antitesi ai socialisti locali, in antitesi alla vecchia Democrazia Cristiana, aveva conquistato un terzo del consiglio comunale. Questo naturalmente non poteva andare giù ai socialisti, ai comunisti della Basilicata: ma allora Pittella, tornate. Ma è tornato perché lo voleva la gente, perché lo vedeva giù, lo vedeva presente, aveva recuperato in pieno la sua attività professionale di grande medico, di grande clinico, di grande cardiologo, perché queste sono cose che bisogna dire. La gente veniva da un Mimì Pittella per farsi curare, ed era curato, senza dare neppure il chilo di fagioli o il litro d'olio, perché insomma la realtà è questa. E allora una devozione di questo tipo non si può sopprimere per via giudiziaria. Ed ho concluso. Don Mimì, ti voglio bene come ti vogliono bene tutti quelli che sono qui. Ciao. Grazie all'avvocato. Siamo alle battute finali. Vorrei
Grazie, grazie Totale. Ecco. Allora, Gianni, veloce contributo anche tuo, sei stato nominato. E adesso, senatore, c'è Gianni, ascoltiamo il figlio. Marcello, tu vuoi dire qualcosa alla fine? Niente, parlando del petrolio magari, rivelazioni del sabato sera, che dico? Prego Gianni. Ma io penso che questo libro e questa bellissima manifestazione non siano stati immaginati per costituire una sorta di adunata sediziosa o meno sediziosa contro la magistratura, né per riscrivere processi che noi possiamo considerare ingiusti, ma che sono processi consumati e conclusi 30 anni fa. E penso anche che questa manifestazione, le altre che seguiranno, il libro, non sia nemmeno un modo per esprimere nostalgia, fine a se stessa, quasi da reduci di un passato dorato che incorniciamo ma che non torna più. Io penso invece che vada colto, come ha fatto Salvo Andò, il punto politico di questo libro e del messaggio che papà vuole dare. Sono cose di cui abbiamo discusso tante, tante volte con Alessio Postiglione, che è un giovane brillante giornalista di Napoli che ha dato un grande contributo ideale e anche morale a questo libro. E il punto politico è le cose che sono scritte là, che sono poi la cifra della vita di mio padre, sono le cose che riguardano la transizione italiana. Il dualismo irrisolto tra nord e sud è uno dei punti più formidabili della transizione non avvenuta, dalla prima alla seconda alla terza repubblica. Il tema del riequilibrio dei poteri, che non è un attacco alla magistratura, almeno come la penso io, ma è una risistemazione istituzionale del paese, nel quale un potere non è sovraordinato ed egemonico rispetto ad altri, e questo può valere per il potere della magistratura come per il potere della politica. Il tema del ritorno alla persona, che è il tema pilastro della vita di mio padre, del libro, è collegato alla transizione di questo paese anche in termini di riforma elettorale e istituzionale, perché quale ritorno alla persona c'è se rimangono le liste bloccate e quindi i capi dei partiti decidono, i parlamentari eletti, a dispetto di ciò che vuole la persona, per modo che i parlamentari eletti, anzi non eletti, ma parlo del senatore Margiotta, ti ringrazio per essere qui, per modo che i parlamentari, a eccezione di quelli presenti, possono fare a meno di interessarsi dei problemi dei cittadini. E l'altra questione, che è tutta attuale, è il rapporto nella vita di mio padre, nell'esperienza politica e nel libro dunque, tra territorio, nazione e sovranazione.
avanti a sfide oggi che sono diverse da quelle del passato, perché il mondo è cambiato e il mondo oggi ci presenta sfide terribili. La globalizzazione ha divelto un equilibrio tra sovranazione, nazione e territorio. Oggi la nazione, come noi l'abbiamo intesa, non è più in grado di fronteggiare le grandi sfide. Il terrorismo, che è un fatto attuale, che è un fatto assolutamente inedito rispetto a come lo abbiamo conosciuto, anche nelle sue varianti jihadiste, è una sfida enorme che riguarda ciascuno di noi, che travalica il confine nazionale, le potestà e le possibilità dello Stato-nazione di vincere il terrorismo, la mobilità nel mondo, perché i migranti, come li chiama papà, gli immigrati, i profughi, sono un tema legato alla mobilità dovuta a guerre, a povertà, a fame, a volontà di scegliere un luogo diverso. E rispetto a questo tema non bastano più gli stati-nazione. Il cambiamento climatico, che è un tema di cui poco ci interessiamo e che invece va affrontato tenendo come prioritario l'obiettivo di ridurre l'emissione di anidride carbonica nell'aria, perché anche questo determina migrazioni. In Africa si emigra anche perché c'è un surriscaldamento eccessivo del pianeta e non ci possiamo lamentare che arrivano da noi se non affrontiamo anche il tema del surriscaldamento del pianeta. Questi temi sono il futuro. Questo libro non è un libro del passato, racconta l'esperienza del passato, ma per proiettarla verso il futuro, così la leggo io. Perciò ti ringrazio, papà, per ciò che hai dato a me, per ciò che hai dato a Marcello, a tutti gli altri fratelli e sorelle, per ciò che hai dato a tutti noi, per ciò che dovrai dare, perché queste sfide non sono le sfide di un passato da raccontare ai nipoti, sono le sfide del futuro, per fare un futuro migliore per i nostri nipoti. Grazie. Franco Adamo, senatore, ecco, amico del senatore Pittello, anche lui un minuto giusto per un saluto. Salutiamo anche Di Mauro, altra espressione del Partito Socialista Italiano Lucano, prego. Io sarò brevissimo perché le cose da dire sulle nostre vicende di amici e di socialisti occuperebbero più di una serata. Io credo che, io non ho letto in virtù del libro, Gianni me ne aveva parlato circa un mese fa in un incontro a Roma, io ti chiamai per dire che avrei partecipato a tutte le presentazioni e avrei anche organizzato qualche altra sede dove essere presenti. Quindi non sono in grado di dare un giudizio sul libro, ma il titolo, quello che già di per sé fa leggere il libro. Qua qualcuno ha detto poc'anzi che socialismo umanitario è quello originale, originario, quello è. Ci siamo poi cimentati con l'alleanza con i cosiddetti marxisti del socialismo reale, secondo me sbagliato, perché il socialismo umanitario mette al centro le problematiche sociali in quanto tali, ma soprattutto al centro la persona in quanto tale, con tutto quello che la persona può dare a sé e agli altri. E credo che questo tuo contributo, Mimì, sia un contributo contro quella che io chiamo la decadenza culturale e politica di questo paese. Che le decadenze culturali e politiche si accoppiano sempre. Quando c'è decadenza culturale c'è decadenza politica e quindi dei rapporti sociali. E poi quelli quindi del mondo economico, dell'interesse per la collettività, quella vera,
Poi scattano i meccanismi di cui parlava Gianni, in cui l'eletto non è più a contatto con la gente, perché non viene eletto dalla gente ma viene nominato. Qui non c'è, non ci sono eletti, nella maggior parte delle elezioni sono i nominati, e questo è un gravissimo errore. Quindi un contributo che Mimì dà a un'età non più giovane, a noi tutti, io sono tra quelli che non manco più giovane, ma lo dà a quelli più giovani di noi, che forse la vicenda politica di questa regione, mi fermo qui, non conoscono bene. Io le ho vissute da bambino e le vivo ancora tuttora. Faccio quello che posso, quello che mi è possibile fare per il socialismo, quello umanitario, senza ulteriori aspirazioni, perché si può essere socialisti pur senza aspirazioni e ambizioni personali, anzi è meglio se non c'è l'accoppiamento, non perché l'accoppiamento guasta, ma perché non tutti possono fare quello che fanno, non tutti possiamo essere eletti, non tutti possiamo essere rappresentanti in prima persona della popolazione. C'è anche la modestia di contribuire ad eleggere ed eleggere i migliori, ma questa possibilità ci deve essere data soprattutto ai giovani. La guerriglia guerreggiata nel nostro partito, io e te l'abbiamo vissuta insieme, tu sai con te quanti anni abbiamo passato nel bene e nel male nel Partito Socialista, abbiamo dato, e tu più di me, un contributo determinante. La guerriglia guerreggiata all'interno del partito, che non è stato un atteggiamento di socialismo umanitario, è stata una guerriglia politica e di posizionamento, ha creato una tragedia non solo umana, ma credo che questa tragedia umana ha anche contribuito alla tragedia del Partito Socialista Lucano, che poteva ancora essere un partito forte e resistente. E io voglio chiudere dicendo che il tuo contributo possa servire a rimettere insieme i socialisti, quelli autentici, per ricordare un contributo di controtendenza per una nuova cultura e una nuova politica. Grazie di me per quello che hai fatto. Allora, chiudiamo con il Presidente. Chiudiamo con il contributo del Presidente Marcello Pittini. Chiudiamo con il figlio, non con il Presidente. Perché se io potessi tornare indietro lo amerei un po' di più. Sentimenti profondi e vive il suo impegno nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità, con il cuore prima ancora che con la testa. E solo quando misceli ciò che il cuore ti dice con la capacità di discrimine che una testa ti porta ad esercitare, concretizzi il coraggio.
altrimenti è avventatezza. E papà è stato un coraggioso ante litteram quando ha osato sfidare, a volte senza quella giusta dose di razionalità, ma molto di stomaco, poteri costituiti. E se io potessi tornare indietro, aiuterei molto Gianni in quel tempo, molto vicino al nostro padre, nel tentare con tanti amici e compagni, Franco, ne vedo tanti in sala, per evitare che si consumasse una vicenda dolorosissima, che per molti di noi ancora consegna ferite profonde. Difficilmente rimarginabili, ma che noi con spirito riformista, socialista, con una giusta dose anche qui di coraggio, di realismo, vogliamo definire così come ha fatto lui, concluse, chiuse. C'è un'epoca che si è chiusa e a chiuderla siamo noi. Con quella semplicità che ha distinto più che la nostra la sua vita, con quella profondità d'animo che ha distinto più che la nostra la sua vita. Ed è giusto che per un uomo, e con lui anche per noi, che ha vissuto esperienze incredibili nel bene e nel male, si nutre in questo tempo null'altro che il rispetto, null'altro che questo. Poi la storia ognuno la legge come vuole. E io con Gianni, con gli altri fratelli, avvertiamo il bisogno di continuare quanto è stato iniziato, senza sforzo, solo nell'esercizio più profondo dei sentimenti che ci legano alla nostra terra. Lo facciamo non da soli, lo facciamo nel nostro partito, nella nostra coalizione, lo facciamo con uomini e donne che oggi animano positivamente il dibattito culturale della nostra regione, del nostro mezzogiorno, del nostro paese. Ne vedo tanti impegnati in sala, consiglieri regionali, parlamentari, i responsabili apicali dei cosiddetti corpi intermedi, delle parti datoriali, cittadini, amici. E noi abbiamo da recuperare un grande sogno che con lui abbiamo, molti di noi abbiamo coltivato, hanno coltivato, di vedere non solo questo territorio, ma l'intera regione, il mezzogiorno d'Italia, agganciare il treno dell'Europa, agganciare la possibilità di farcela e agganciare questa opportunità significa per noi coronare un sogno che sta nell'azione politica, guidata da un grande cuore e da una testa lucida. E allora io, che vivo quotidianamente le pulsioni di un tempo difficile, rivedo un film che è fatto da tanti fotogrammi, alcuni bellissimi, altri molto dolorosi, per me unici, inediti. E per uno come me, che si è cresciuto da piccolo
con la sindrome del secondo. Perché avevo davanti e avevo due colossi, Salvo. Mio padre, un uomo fortissimo, dal carisma straordinario, un trascinatore di popolo, un grande lavoratore, e Gianni, bravo, capace, studioso, vocato alla politica da piccolo. Io ero un po' un terzo, sono onesto. Però forse in quei miei tanti silenzi recupero oggi per allora un sentimento di riscatto. Per me e per tanti che hanno faticato, a cui non è stato regalato nulla, che hanno conosciuto cose bellissime e hanno conosciuto anche la polvere. La ricchezza e la povertà, e che oggi mettono a disposizione soprattutto degli ultimi l'esperienza della propria vita. È una società che vuole agganciare il futuro e vincere le sfide titaniche di questo tempo. Lo può fare solo e soltanto se non acuisce la doppia velocità con la quale questa nostra società va avanti. E allora ci sono gli ultimi e i penultimi, a cui noi dobbiamo pensare per primi. E ci sono i primi e i secondi, se vogliamo caratterizzare la cultura politica che ci appartiene, il merito, la competenza, in una società che ha vissuto negli ultimi 20 anni in una leggerezza e non in una profondità. E recuperare questa storia, quella che ha scritto nostro padre, serve a me come a tanti, perché ci si possa proiettare con questo animo e recuperare quella profondità che ci fa superare la leggerezza di un tweet o l'evanescenza di una comunicazione leggera, quella che spesso viene usata maldestramente per demolire la verità storica che invece deve appartenerci. Non si costruisce una società così, si costruisce attraverso lo sguardo diretto negli occhi, attraverso il sentimento, la passione, attraverso la verità, attraverso un linguaggio semplice, umile, attraverso una simbologia che soltanto il tuo DNA ti può dare. Non la inventi, non la costruisci, la puoi solo arricchire. E allora io recupero alla memoria i tanti pianti che facevo con Gianni in macchina da piccolo, in una splendida R4, quando il dottore Pittella Senior ci lasciava per dover andare per a piedi recarsi a far visita nelle case degli ultimi, e nel far della notte noi eravamo soli e piangevamo. O ricordo quando in una straordinaria campagna elettorale, nemmeno sapevo che vi fosse, sentivo i fuochi d'artificio della vicina Nemoli e il compianto avvocato Pisani, grande amico di famiglia, mi diceva: senti le mitragliatrici. E mio padre, che comiziava tra i fuochi d'artificio di Nemoli, così come ricordo esperienze un po' più drammatiche, sono servite a temperarci, a farci capire che cos'è la vita e che cos'è un sentimento genuino.
e quel tratto umano io non lo voglio perdere. E non perdere quel tratto umano significa anche provare a trasferirlo, perché questa società si possa nutrire di quel tratto umano, che non ha un nome, non ha un cognome, appartiene al cuore delle persone, a coloro i quali posseggono quel sentimento. Poi la politica ti consegna sorprese dietro ogni angolo. Oggi c'è, domani non sapremo. L'importante è scrivere ogni giorno una pagina vera, come se fosse l'ultima, e come se fosse quella capace di farti cambiare, senatore Boreo, la vita per tanti, non per uno. E io voglio vivere l'impegno, guardo i miei amici direttori generali, cui rivolgo un affettuosissimo saluto e ringraziamento per essere venuti qui. Lo so che lo avete fatto in segno di stima e di affetto, e io voglio ricambiarvelo incitandovi ad andare avanti con noi, senza di noi, perché questa regione, come questo paese, ha bisogno di essere cambiato. Non smettete mai di farlo. Adesso, senatore, dobbiamo un po' chiudere, e naturalmente come vogliamo salutare questo pubblico che stasera è stato qui per diverso tempo ad ascoltare queste parole. Un augurio, se il microfono funziona? Prego, senatore, come vogliamo chiudere questo incontro? Prego. Un abbraccio sincero. Un saluto profondo per tutti voi. Devo tra voi citare due nominativi. Uno è quello del giornalista Alessio Postiglione, che mi è stato vicino anche nella composizione di questo libro, dandomi consigli preziosi ed efficaci. L'altro nominativo è quello del senatore. A me non piace dire ex senatore, manco per me stesso, per la verità. L'amico senatore che ha dato potenza alla presentazione di questo libro, e che i nostri incontri siano sempre affettuosi, puri, e che mettano in evidenza la nostra pienezza di sentimenti che anima le nostre azioni. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, arrivederci, a presto. Grazie a tutti, arrivederci, grazie.